Solitamente i Promessi Sposi vengono definiti come un romanzo storico oppure come un romanzo di formazione. Difficilmente li si potrebbe definire un romanzo di viaggio. Tuttavia, la tematica del viaggio, seppur in minima parte, è presente all'interno di questo romanzo così ricco e variegato. E a viaggiare, solitamente per necessità e non per piacere, è il nostro protagonista, cioè Renzo. Nel brano che leggeremo quest'oggi, Renzo fugge dalla città di Milano per mettersi in salvo nella città di Bergamo. Non si tratta dunque di un viaggio particolarmente impegnativo, si tratta tutto sommato di poche decine di chilometri, tuttavia un viaggio da farsi a piedi in un territorio che Renzo non conosce. Cominciamo dunque quest'oggi la lettura, il commento, l'analisi del sedicesimo capitolo del romanzo e, come di consueto, divideremo il lavoro in diversi video, tre per la precisione. Cominciamo dunque quest'oggi a leggere le prime 4 o 5 pagine del sedicesimo capitolo dei Promessi Sposi. Ecco a voi il testo. Scappa, scappa, galantuomo, lì c'è un convento, eccola una chiesa, di qui, di là, si grida Renzo da ogni parte. In quanto allo scappare, pensate se aveva bisogno di consigli. Fin dal primo momento che gli era balenato in mente una speranza di uscire da quell'unghie, aveva cominciato a fare i suoi conti e stabilito, se questo gli riusciva, di andare senza fermarsi finché non fosse fuori non solo della città, ma del ducato. Perché, aveva pensato, il mio nome l'hanno sui loro libracci, in qualunque maniera l'abbiano avuto, e col nome e cognome mi vengono a prendere quando vogliono. E in quanto a un asilo, non gli si sarebbe cacciato che quando avesse avuto i birri alle spalle. Perché, se posso essere uccel di bosco, cioè completamente libero, aveva anche pensato, non voglio diventare uccel di gabbia, cioè prigioniero. Aveva dunque disegnato per suo rifugio quel paese nel territorio di Bergamo dove era accasato quel suo cugino Bortolo, se ve ne rammentate, che più volte l'aveva invitato ad andare là. Ma a trovare la strada, lì stava il male. Renzo in sostanza ha in mente un piano piuttosto preciso. Vuole, noi diremmo, scappare all'estero, espatriare. Teniamo conto del fatto che il Ducato di Milano all'epoca era uno stato piuttosto piccolo, bastava percorrere poche decine di chilometri in direzione orientale, verso est, per trovarsi già all'estero, in un altro stato potente, importante, che era la Repubblica di Venezia. La città di Bergamo, dove vive il cugino Bortolo, fa parte del territorio della Repubblica di Venezia e dunque, se Renzo riuscisse a superare il confine e a trovarsi in quello che potremmo definire oggi il Veneto, sarebbe in salvo e al sicuro, nessuno probabilmente lo cercherebbe più. E questa è la sua intenzione. Lasciato in una parte sconosciuta di una città, si può dire sconosciuta, cioè Milano, Renzo non sapeva neppure da che porta si uscisse per andare a Bergamo. E quando l'avesse saputo, non sapeva poi andare alla porta. Fu lì per farsi insegnare la strada da qualcheduno dei suoi liberatori. Ma siccome nel poco tempo che aveva avuto per meditare sui casi suoi, gli erano passate per la mente certe idee su quello spadaio così obbligante, che ricordate, Ambrogio Fusella, spadaio di professione in realtà, poliziotto in borghese, padre di quattro figlioli, così, a buon conto, non volle manifestare i suoi disegni a una gran brigata dove ce ne poteva essere qualche altro di quel conio, di quella natura. Renzo finalmente comincia a crescere, comincia a maturare e diremmo a farsi furbo. Non parlerà più di fronte a un grande pubblico indifferenziato di persone in piazza, tra le quali potrebbe essere nascosto qualche altro poliziotto in borghese. Meglio farsi i fatti propri. E risolvette, cioè decise subito,
di allontanarsi in fretta di lì, che la strada se la farebbe poi insegnare in luogo dove nessuno sapesse chi era, né il perché la domandasse. Disse ai suoi liberatori: «Grazie tante, figliuoli, siate benedetti». E uscendo per il largo che vi fu fatto immediatamente, prese la rincorsa e via. Dentro per un vicolo, giù per una stradetta, galoppò un pezzo senza sapere dove. Quando gli parve di essersi allontanato abbastanza, rallentò il passo per non dare sospetto e cominciò a guardare in qua e in là per riscegliere la persona a cui fare la sua domanda, una faccia che ispirasse confidenza. Ma anche qui c'era dell'imbroglio. La domanda per sé era sospetta, il tempo stringeva. I birri, cioè i poliziotti, appena liberati da quel piccolo intoppo, dovevano senza dubbio essersi rimessi in traccia del loro fuggitivo. La voce di quella fuga poteva essere arrivata fin là. E in tali strette Renzo dovette fare forse 10 giudizi fisionomici prima di trovare la figura che gli paresse a proposito. Renzo, lo si può capire, diventa quasi paranoico. Deve chiedere indicazioni stradali a qualcuno, ma nessuna persona gli sembra mai sufficientemente fidata, già dall'aspetto. Quel grassotto che stava ritto sulla soglia della sua bottega, a gambe larghe, con le mani di dietro, con la pancia in fuori, col mento in aria, dal quale pendeva una gran pappagorgia e che non avendo altro che fare, andava alternativamente sollevando sulla punta dei piedi la sua massa tremolante e lasciandola ricadere sui calcagni, aveva un viso di cicalone curioso che invece di dare delle risposte avrebbe fatto delle interrogazioni, cioè delle domande. Quell'altro, che veniva innanzi con gli occhi fissi e col labbro in fuori, non che insegnar presto e bene la strada a un altro, appena pareva conoscere la sua. Quel ragazzotto, che a dire il vero mostrava di essere molto sveglio, mostrava però di essere anche più malizioso e probabilmente avrebbe avuto un gusto matto a far andare un povero contadino dalla parte opposta a quella che desiderava. Tant'è vero che all'uomo impicciato quasi ogni cosa è un nuovo impiccio. Visto finalmente uno che veniva in fretta, pensò che questo, avendo probabilmente qualche affare pressante, cioè urgente, gli risponderebbe subito, senza altre chiacchiere. E sentendolo parlare da sé, giudicò che dovesse essere un uomo sincero. Gli si accostò e disse: «Di grazia, quel signore. Da che parte si va per andare a Bergamo?» «Per andare a Bergamo? Da Porta Orientale.» «Grazie tante. E per andare a Porta Orientale? Prendete questa strada a mancina, cioè a sinistra, vi troverete sulla piazza del Duomo, poi basta signore, il resto lo so, Dio gliene renda merito.» E diviato, cioè direttamente, si incamminò dalla parte che gli era stata indicata. L'altro gli guardò dietro un momento e, accozzando nel suo pensiero quella maniera di camminare con la domanda, disse tra sé: «O ne ha fatta una, o qualcheduno la vuol fare a lui.» Come vedete, Renzo diventa più sveglio, ma evidentemente non riesce a nascondere anche il proprio stato d'animo e quindi questo viandante che gli ha dato un'informazione stradale dice: «Questo ragazzo non me la conta giusta, o ne ha combinata qualcuna, o qualcuno gli vuol far del male.» Renzo arriva sulla piazza del Duomo, la attraversa, passa accanto a un mucchio di cenere e di carboni spenti e riconosce gli avanzi del falò di cui era stato spettatore il giorno avanti, cioè il giorno prima. Costeggia gli scalini del Duomo, rivede il forno delle grucce, mezzo smantellato e guardato da soldati.
e tira diritto per la strada da cui era venuto insieme con la folla. Arriva al convento dei Cappuccini, dà un'occhiata a quella piazza e alla porta della chiesa e dice tra sé sospirando: ma aveva però dato un buon parere quel frate di ieri, che stesse in chiesa ad aspettare e a fare un po' di bene. Qui Renzo, finalmente, una volta tanto, ammette un proprio errore. Se avessi ascoltato il consiglio del frate l'altro giorno, probabilmente non mi sarebbero capitate tutte queste brutte cose. Qui, essendosi fermato un momento a guardare attentamente alla porta per cui doveva passare, e vedendovi così da lontano molta gente a guardia, e avendo la fantasia un po' riscaldata, bisogna compatirlo, aveva i suoi motivi, provò una certa ripugnanza ad affrontare quel passo. Si trovava così a mano, cioè a portata di mano, vicino, un luogo d'asilo, un luogo sicuro, protetto, e dove, con quella lettera, sarebbe ben raccomandato. Fu tentato fortemente di entrarvi, ma subito ripreso animo pensò: uccel di bosco, finché si può. Chi mi conosce? Di ragione, i birri non si saranno fatti in pezzi per andarmi ad aspettare a tutte le porte. Si voltò per vedere se mai venissero da quella parte. Non vide né quelli né altri che paressero occuparsi di lui. Va innanzi. Rallenta quelle gambe benedette che volevano sempre correre, mentre conveniva soltanto camminare, e adagio adagio, fischiando in semitono, arriva alla porta. C'era proprio sul passo un mucchio di gabellini e per rinforzo anche dei micheletti, cioè dei soldati spagnoli. Ma stavano tutti attenti verso il di fuori, per non lasciare entrare di quelli che alla notizia di una sommossa vi accorrono come i corvi al campo dove è stata data battaglia. Di maniera che Renzo, con un'aria indifferente, con gli occhi bassi e con un andare così tra il viandante e uno che va da spasso, uscì senza che nessuno gli dicesse nulla. Ma il cuore di dentro faceva un gran battere. Vedendo a diritta, cioè a destra, una viottola, entrò in quella per evitare la strada maestra e camminò un pezzo prima di voltarsi neppure indietro. E qui comincia di fatto, dopo l'uscita dalla città di Milano, il viaggio di Renzo alla volta di Bergamo. Cammina, cammina, sembra quasi l'inizio di una favola, no? Di una fiaba. Cammina, cammina, trova cascine. Trova villaggi, tira innanzi senza domandarne il nome. E certo, d'allontanarsi da Milano, spera di andare verso Bergamo, questo gli basta per ora. Ogni tanto si voltava indietro, ogni tanto andava anche guardando e strofinando or l'uno or l'altro polso, ancora un po' indolenziti e dai manichini, dalle manette di poche ore prima, e segnati in giro di una striscia rosseggiante vestigio, cioè traccia, quello che è rimasto, della cordicella. I suoi pensieri erano, come ognuno può immaginarsi, un guazzabuglio di pentimenti, di inquietudini, di rabbie, di tenerezze. Era uno studio faticoso di raccapezzare le cose dette e fatte la sera avanti, di scoprire la parte segreta della sua dolorosa storia e soprattutto come avevano potuto risapere il suo nome. I suoi sospetti cadevano naturalmente sullo spadaio, al quale si rammentava bene d'averlo spiattellato. E ripensando alla maniera con cui gliel'aveva cavato di bocca e a tutto il fare di colui, e a tutte quelle esibizioni che riuscivano sempre a voler saper qualcosa, il sospetto diveniva quasi certezza. Se non che si rammentava poi anche, in confuso, di aver, dopo la partenza dello spadaio, continuato a cicalare con chi indovina la grillo, cioè chissà chi può saperlo. Di cosa
La memoria, per quanto venisse esaminata, non lo sapeva dire. Non sapeva dire altro che d'essersi in quel tempo trovata fuori di casa. Il poverino, cioè Renzo, si smarriva in quella ricerca. Era come un uomo che ha sottoscritti molti fogli bianchi e li ha affidati a uno che credeva il fior dei galantuomini, e scoprendolo poi un imbroglione. Vorrebbe conoscere lo stato dei suoi affari. Che conoscere è un caos. Un altro studio penoso era quello di far sull'avvenire un disegno che gli potesse piacere. Quelli che non erano in aria erano tutti malinconici. Ma ben presto lo studio più penoso, cioè la maggiore preoccupazione, fu quello di trovare la strada. Dopo aver camminato un pezzo, si può dire all'avventura, cioè a casaccio, vide che da sé non ne poteva uscire. Provava bensì una certa ripugnanza a metter fuori quella parola Bergamo, come se avesse un non so che di sospetto, di sfacciato, ma non si poteva far di meno. Risolvette dunque di rivolgersi, come aveva fatto in Milano, al primo viandante la cui fisionomia gli andasse a genio. E così fece. Siete fuori di strada, gli rispose questo, e pensatoci un poco, parte con parole, parte con cenni, gli indicò il giro che doveva fare per rimettersi sulla strada maestra, cioè sulla strada principale. Renzo lo ringraziò, fece le viste di far come gli era stato detto. Prese infatti da quella parte, con intenzione però di avvicinarsi bensì a quella benedetta strada maestra, di non perderla di vista, di costeggiarla più che fosse possibile, ma senza mettervi piede. Il disegno era più facile da concepirsi che da eseguirsi. La conclusione fu che andando così da destra a sinistra e come si dice a zigzag, parte seguendo l'altra indicazione che si faceva coraggio a pescare qua e là, parte correggendole secondo i suoi lumi e adattandole al suo intento, parte lasciandosi guidare dalle strade in cui si trovava incamminato, il nostro fuggitivo aveva fatte forse 12 miglia, che non era distante da Milano più di 6, e in quanto a Bergamo era molto se non se ne era allontanato. Cominciò a persuadersi, cioè a convincersi, che anche in quella maniera non ne usciva a bene e pensò a trovare qualche altro ripiego. Quello che gli venne in mente fu di scovar con qualche astuzia il nome di qualche paese vicino al confine e al quale si potesse andare per strade comunali. E domandando di quello si farebbe insegnare la strada, senza seminare qua e là quella domanda di Bergamo che gli pareva puzzar tanto di fuga, di sfratto, di criminale. Qui c'è una figura retorica che Manzoni utilizza molto spesso, che è la climax, cioè la gradazione ascendente delle parole. Sapeva di fuga, sfratto, criminale addirittura. Mentre cerca la maniera di pescare tutte quelle notizie senza dare sospetto, vede pendere una frasca da una casuccia solitaria fuori di un paesello. Da qualche tempo sentiva anche crescere il bisogno di ristorare le sue forze. È stanco, ha già camminato molto e soprattutto comincia ad avere appetito. Pensò che lì sarebbe il luogo, cioè il luogo giusto, di fare i due servizi, riposarsi e mangiare qualcosa, in una volta, ed entrò. Non c'era che una vecchia con la rocca al fianco e col fuso in mano. Chiese un boccone. Gli fu offerto un po' di stracchino e del vin buono. Accettò lo stracchino, del vino la ringraziò. Gli era venuto in odio per quello scherzo che gli aveva fatto la sera avanti. E si mise a sedere pregando la donna che facesse presto. Questa, in un momento, ebbe messo in tavola e subito dopo cominciò a tempestare il suo ospite di domande e sul suo essere
e sui gran fatti di Milano che la voce ne era arrivata fin là. Renzo non solo seppe schermirsi dalle domande con molta disinvoltura, ma approfittandosi della difficoltà medesima, fece servire al suo intento la curiosità della vecchia che gli domandava dove fosse incamminato. Devo andare in molti luoghi, rispose, e se trovo un ritaglio di tempo vorrei anche passare un momento da quel paese piuttosto grosso sulla strada di Bergamo, vicino al confine, però nello stato di Milano. Come si chiama? Qualcheduno ce ne sarà, pensava intanto fra sé. Gorgonzola, volete dire, rispose la vecchia. Gorgonzola, ripeté Renzo, quasi per mettersi meglio in mente la parola. È molto lontano di qui, riprese poi. Non lo so precisamente, saranno 10, saranno 12 miglia. Se ci fosse qualcheduno dei miei figliuoli, ve lo saprebbe dire. E credete che ci si possa andare per queste belle viottole senza prendere la strada maestra, dove c'è una polvere, tanto tempo è che non piove? A me mi par di sì, potete domandare nel primo paese che troverete andando a dritta. E glielo nominò. Va bene, disse Renzo. Si alzò, prese un pezzo di pane che gli era avanzato della magra colazione, un pane ben diverso da quello che aveva trovato il giorno avanti ai piedi della croce di San Dionigi, pagò il conto, uscì e prese a dritta. E per non ve l'allungar più del bisogno, col nome di Gorgonzola in bocca, di paese in paese, ci arrivò un'ora circa prima di sera. Come avete visto, la lettura di quest'oggi, le ultime righe, si conclude con un episodio già ambientato in una sorta di piccola taverna, di piccola osteria di campagna. Nella lettura che faremo fra qualche giorno ci sarà un episodio più importante, una sosta più lunga. Renzo camminerà per diverse ore, potremmo dire per tutto il pomeriggio, e arrivata ora di cena desidera ovviamente fermarsi di nuovo un attimo a mangiare qualcosa. Si fermerà per l'appunto nella città di Gorgonzola in una nuova osteria. E vedremo dunque un nuovo episodio all'interno di questo romanzo, ambientato appunto nuovamente in un'osteria. Ne parleremo poi comodamente nella prossima videolettura. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata. Ci vediamo presto.